Ciao, oggi parliamo di lui. Ok, io sono sempre stato un fan dell'iPad mini, in effetti da qualche parte ho anche un iPad mini di seconda generazione. E sì, nonostante sia sempre stato un fan di questa tipologia di prodotto, non mi sono mai sentito di biasimare le persone che ad ogni nuova presentazione della nuova generazione di iPad mini si chiedevano: sì, ok, è bello, ma a cosa serve un prodotto del genere? E sì ragazzi, eccolo qua, questo è l'iPad mini, è nelle mie mani finalmente. Sì, parliamo di iPad mini proprio su questo canale, finalmente mi viene da dire. Ed è un prodotto che in effetti per essere compreso va valutato in base ad alcuni fattori che esulano un po' dalle caratteristiche tecniche o dalle prestazioni dell'hardware, tanto lo sappiamo, ne parleremo. Ha il nuovo processore di Apple, è super veloce, eccetera eccetera eccetera. A mio parere, per capire bene l'iPad mini, sono due fattori da valutare: cosa veramente si fa con un iPad e soprattutto il prezzo di vendita. Perché sì, ok, partiamo un po' al contrario, non facciamo come in tutte le recensioni, anzi tra l'altro questa più che una recensione io la definirei quasi una chiacchierata, e incominciamo subito dal prezzo. iPad mini di sesta generazione parte da un prezzo di 559€ per la versione da 64GB non cellular, prezzo che diventa 729€ per la versione da 256. Poi se si vuole la variante con 5G di entrambi i modelli, beh, bisognerà sborsare circa un 100€ in più, giù di lì. Comunque vi lascio i prezzi chiaramente nella recensione testuale, della quale trovate il link in basso. E sì ragazzi, è un tablet caro, non c'è niente da fare, ma è un iPad. Vedete, tra i non addetti ai lavori probabilmente in pochi si renderanno conto di qual è la vera difficoltà di noi che dobbiamo testare i prodotti nel cercare di spiegare l'iPad mini a persone che magari non sono addette ai lavori. Perché sì, l'iPad mini è uno di quei tipici dispositivi di Apple che, ok, è piccolo e a primo acchito ti potrà sembrare un po' strano, però appena lo accendi, appena lo utilizzi, subito incominci a prenderci un po' di familiarità. Ma è uno di quei prodotti che per essere compresi realmente, come dicevo prima, necessita del fatto che si abbiano le idee ben chiare su cosa ci si vorrebbe fare o su cosa ci si vorrà fare. E alle persone che dicono che l'iPad mini non è altro che una versione un po' più piccola dell'iPad Air, beh, io dico sì, ma anche no, ed è la stessa risposta che do a chi dice, perché nel video che ho pubblicato su TikTok in molti hanno detto sì, ok, è un iPhone più grande date le dimensioni. Anche in quel caso rispondo sì, ma anche no. Personalmente sono convinto che questo dispositivo, che l'iPad mini in generale, ma soprattutto quello di sesta generazione, sia uno di quei dispositivi che non solo si rivolge a tecnici, a piloti amatoriali, anzi a quanto pare molti piloti amatoriali, come dice Apple, in realtà utilizzano l'iPad mini per vedere sulle mappe di volo. In realtà io non lo sapevo, poi mi sono andato a informare ed è così. In realtà, a mio parere, l'iPad mini si rivolge a molte più persone, molti più tipi di utenti che si immaginerebbe. Ma una cosa è certa: l'iPad mini è un ottimo tablet e nel mercato non ha alcun rivale che possa garantire un'esperienza utente e le prestazioni in questo spazio così ridotto, perché guardate, è veramente microscopico, che garantisce il nuovo tablet di Apple. E sì, ok, alle persone che dicono vabbè, l'iPad mini costa X, ma se io ci metto 100€ in più posso comprare un iPad Air che in effetti è più grande ed è più o meno simile, dico sì, è vero, però ricordiamoci sempre che per ora, finché Apple non aggiornerà probabilmente la linea degli iPad Air, beh, l'iPad mini è uno degli iPad più potenti ed è sicuramente più potente dell'Air perché ha il nuovo processore, ma a questo ci arriviamo. Adesso però partiamo dalle basi. Che l'iPad mini di sesta generazione sia stato riprogettato per adattarsi a tutta la nuova lineup di iPad Air ed iPad Pro è un dato di fatto, ma in effetti, data la presenza del Touch ID, che è veramente molto veloce, è praticamente integra le stesse gesture dell'iPad Air, cioè con un tocco sblocca il dispositivo e con un tocco prolungato porta alla home del tablet, io direi che si tratta di un prodotto molto più simile proprio all'iPad Air che all'iPad Pro, che ha il Face ID, ha la fotocamera Pro, eccetera. È chiaro però che la vera star dello spettacolo di questo dispositivo è lo schermo, che è più grande della precedente generazione, circondato da cornici più piccole che, ok, non sono proprio ridottissime, questo è vero, però devo dire che a me piacciono perché sono della giusta dimensione per poter mantenere il tablet con una mano senza coprire lo schermo e senza evitare dei tocchi involontari. Eh sì, ok, c'è quella questione del gelli scrolling che ha fatto un po' infuriare tutti, diciamo così, che abbiamo visto che lo schermo, visto il rallentatore,
si muove più velocemente in verticale nei bordi che al centro, e vi dico ok ragazzi, c'è, ma questa è una caratteristica tipica degli schermi LCD IPS, è una cosa che si vede solo al rallentatore, in realtà poche persone con l'occhio fino lo vedranno, non è visibile per esempio quando si utilizza il tablet in landscape, e personalmente è una di quelle cose che nessuno noterebbe. Però ci sono due cose che secondo me vanno dette sullo schermo dell'iPad mini. La prima riguarda la frequenza di aggiornamento, che è ferma a 60 Hz e ok, su un dispositivo di queste dimensioni ci può anche stare. La seconda è la luminosità. Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento, chi viene da un iPad Air o chi viene da un iPad che ha uno schermo a 60 Hz non noterà la differenza, ma chi viene da un iPad Pro o chi utilizza adesso uno dei nuovi iPhone 13 Pro o Pro Max, beh, utilizzando lo schermo dell'iPad mini, una differenza in termini di velocità di aggiornamento dello schermo la trova. La seconda è la luminosità, perché ok, ha un display con una luminosità di picco di 500 nit e sì, sono sufficienti per far sì che si utilizzi il dispositivo anche fuori al sole in condizioni di luminosità diretta, ma è un valore che, diciamo, è un po' come fare bene i compiti a casa. Questo è il valore che serve per vedere la luce del sole, e questo mettiamo l'effetto wow che si ha con i 1000 passa nit dell'iPhone 13 Pro, su questo dispositivo qui non c'è. Però devo dire ragazzi che io sto amando lo schermo di questo iPad mini, c'è poco da fare, soprattutto perché magari ero abituato alla generazione precedente che io continuavo ad utilizzare ogni tanto, e poi qui arriviamo al punto di questo video, e soprattutto rispetto alla generazione precedente queste dimensioni più grandi dello schermo, perché più grande lo schermo grazie all'ottimizzazione delle cornici al nuovo design, sono veramente comodissime e belle da usare. E poi il primo iPad mini ad essere compatibile con l'Apple Pencil, di seconda generazione tra l'altro, il nuovo iPad che ha presentato Apple, quello base, è ancora compatibile con la Pencil di prima generazione, e ragazzi, la Pencil di seconda generazione è tutta un'altra cosa rispetto alla prima, parliamoci chiaro, e proprio per questo però quelli di Apple hanno dovuto spostare i tasti del volume, che non sono più al lato ma sono nella zona superiore. L'hanno fatto, però hanno detto ok, ottimizziamo questa cosa, e praticamente in base all'orientamento del tablet il sistema operativo adatterà il controllo del volume. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari se tengo il tablet in portrait, premo qua verso destra, chiaramente si alza il volume. Se lo metto orientato in questo lato, per alzare il volume premo verso l'alto, ok? Se lo metto orientato in questo lato, per alzare il volume dovrò sempre premere verso l'alto. Queste sono quelle piccolezze che in un certo senso migliorano tantissimo l'esperienza utente, e alle quali insomma Apple pensa praticamente sempre. Tutto il resto della progettazione poi è quello che ti aspetti proprio da un prodotto di Apple, è costruito interamente con l'alluminio riciclato, i bordi sono piatti, posteriormente c'è una singola fotocamera con flash LED che è veramente di buona qualità, anche se io sono di quelle persone che col tablet proprio non considera le fotografie, in genere non testo neanche le fotocamere dei tablet. Devo dire che sull'iPad mini hanno fatto veramente un grande lavoro. Nella cornice anteriore poi è stata integrata una nuova fotocamera ultra grandangolare che è compatibile con Central Stage, il che vuol dire che l'inquadratura seguirà il soggetto in modo che sia sempre al centro, si allargherà o si restringerà in base al numero delle persone che sono presenti proprio nell'inquadratura. E poi ok, ha un ottimo audio stereofonico che è veramente molto molto piacevole, è disponibile in nuove colorazioni, tra cui quella galassia, che è quella che abbiamo in prova, ed in effetti è molto simile, diciamo così, al silver, anche se ha degli effetti di luce un po' diversi che tendono al giallo. E poi c'è quella viola, che secondo me è la più bella di tutte. Inoltre, ormai lo sappiamo, dai fratelli maggiori eredita la connessione tramite USB-C, e questa è una manna dal cielo, ed è una novità che in effetti, se non mi sbaglio, rende l'iPad base, diciamo così, l'unico dispositivo, l'unico tablet di Apple, non dispositivo perché c'è l'iPhone, che ancora utilizza il cavo Lightning, però dai fratelli maggiori non eredita lo smart connector, e questa è una, come dire, occasione mancata da parte di Apple, perché ok, Apple non ha presentato una cover con tastiera integrata, no? Le solite che abbiamo visto in tantissimi tablet di Apple, e non l'ha fatto per un motivo piuttosto sensato, perché date le dimensioni del mini, che è grande praticamente come la Pencil, Pencil che tra l'altro si incolla qui magneticamente e si ricarica, tra l'altro lo trovo un pochino scomoda perché quando si regge il tablet con la mano destra tende un pochino a dar fastidio, vabbè, ma questo è un altro discorso. Non avrebbe potuto integrare una tastiera a dimensioni standard perché è più piccola, e quindi la tastiera sarebbe dovuta essere piccola, e questo avrebbe un po' influenzato sull'esperienza utente. Però eliminando lo smart connector, secondo me ha tolto un po' anche la possibilità alle aziende di terze parti di prendersi l'onere di produrre una cover che integri una tastiera, come Logitech per esempio. Logitech fa delle cover con tastiere veramente fantastiche, peccato che non c'è, peccato. Dal punto di vista hardware le novità sono tante.
importante. iPad mini animato dal nuovo Apple A15 Bionic, che è il top di gamma tra i SoC mobile della mela morsicata, chiaramente eccetto l'M1 che è sui Pro, che integra una CPU dotata di 6 core, 2 ad alta prestazione e 4 ad elevata efficienza, affiancata da una GPU con 5 core e una Neural Engine da 16 core con 4 GB di memoria RAM. Inutile dire che le prestazioni sono eccezionali, sono le prestazioni di un iPad vero e proprio, è mini dell'aspetto ma non delle prestazioni, diciamo così, e nonostante il sample che abbiamo ricevuto in prova sia animato dalla versione beta di iOS 15, non ho mai e poi mai riscontrato alcun rallentamento e alcun lag. Veramente tutto scorre come il burro, proprio in tipico stile Apple. Parlando di batteria, partiamo subito da un presupposto. Le batterie hanno un limite, e il limite è fisico. Batteria più grande, capienza più grande, autonomia maggiore. Quindi non aspettatevi nell'iPad mini un'autonomia al pari di quella di un iPad Pro, per esempio, magari da 12,9. In realtà l'iPad mini integra una batteria che con un utilizzo medio potrebbe garantire un paio di giorni di autonomia, ma che con un utilizzo molto molto spinto, che quello che faccio io, ti fa arrivare, diciamo, al giorno di utilizzo, giorno e mezzo, insomma, è piccolino e quindi la fisica è questa. E poi c'è un'altra cosa, e qui arriviamo a uno dei possibili tipi di utilizzo di questo tablet. La potenza del nuovo processore di Apple lo rende perfetto per i giochi, perché le prestazioni con tutti i giochi disponibili in App Store sono eccezionali, ed il connubio tra dimensioni dello schermo e peso lo rendono probabilmente il miglior iPad per giocare, perché è grande abbastanza da garantire un'esperienza di gioco superiore rispetto a qualsiasi iPhone, no? Perché, diciamo, parliamo di un display da 8,3 pollici e allo stesso tempo, con i suoi 293 grammi che diventano 297 nella versione cellular, è leggero abbastanza per non stancarsi quando lo si impugna. Insomma, io quando gioco con l'iPad Pro, dopo un po', ok che c'ho la versione grande da 12,9, però dopo un po' non mi sento più le mani. Questo è veramente leggerissimo da tenere in mano, ma allo stesso tempo è un display abbastanza grande da non far vedere su i pad virtuali, no? Che danno fastidio all'immagine del gioco. E sì, ok, poi c'è iPadOS 15, lo conosciamo benissimo, è inutile che andiamo lì a parlare del dettaglio, e sì, devo dire che in un certo senso è come se quelli di Apple avessero non pensato proprio ad ottimizzare l'interfaccia grafica per essere fruibile al meglio su un display così piccolo, perché in alcuni casi i widget sono addirittura più piccoli rispetto a quelli di un iPhone 13 Pro Max, per dire, e ok, quando la tastiera è a schermo intero la modalità orizzontale tende a coprire un po' tutto lo schermo, lasciando poco dell'applicazione, e sì, ok, la home sostanzialmente ha uno spazio inutilizzato forse troppo grande a destra e a sinistra delle icone. Le icone però si possono ingrandire, quindi non è una questione di dimensioni. Ma ragazzi, nonostante tutto, io questo iPad mini lo sto veramente amando, al punto che ormai ha sostituito il mio Pro quando sono in casa o anche quando esco, perché ci ho anche fatto un viaggio. Difficilmente ho la necessità o la voglia di portarmi dietro il Pro. Posso portare il mini, che è molto più piccolo, mi dà la stessa esperienza utente del Pro, chiaramente con dimensioni più ridotte, ed è molto più leggero. Il vero nocciolo della questione però, ragazzi, è un altro. Se qualcuno mi chiedesse, posso fare la stessa cosa che hai fatto tu? Cioè, secondo te vale la pena che io sostituisca il mio Pro con un iPad mini, o vale la pena che io sostituisca il mio iPad da 9,7, da 11, da tutte le grandezze che volete, con un iPad mini? Io non mi sentirei di dire sì, fallo, però non mi sentirei neanche di dire no. La mia domanda sarebbe questa: che ci fai con un iPad? Cosa devi farci? E secondo te quello che tu devi fare lo puoi fare su uno schermo così piccolo? Secondo me la realtà dei fatti è che l'iPad mini non è la soluzione migliore per la stragrande maggioranza delle attività che si farebbero con un modello più grande, ma è nettamente migliore per alcuni tipi di utilizzo che con l'iPad mini sono veramente comodissimi. Per quello che mi riguarda, l'iPad mini è perfetto nell'utilizzo quotidiano, io lo uso sempre, tantissimo. Una volta che si prende anche familiarità col multitasking di iPadOS, che chiaramente è un pochino meno comodo su uno schermo più piccolino, però che sul mini ha il vantaggio di poter essere utilizzato con una sola mano, perché tutte le funzioni multitasking di iPadOS ci sono anche su questo schermo così piccolo, compreso le note veloci che possono essere scritte a mano con le Apple Pencil di seconda generazione, e che grazie alla potenza del processore e anche a quella del sistema operativo riconoscono il testo. Io scrivo malissimo e riconoscono quello che scrivi, e possono anche scriverlo in maniera digitale, diciamo così. Eh sì, ok, poi non è un Kindle, è vero, però io lo trovo perfetto per leggere libri in viaggio, per esempio, per guardare la televisione in streaming o le serie TV in viaggio, in aereo. Con queste dimensioni così compatte non ci sono neanche problemi con gli spazi strettissimi, e addirittura lo utilizzo tantissimo anche per scrivere su Telegram. Io su Telegram ci vivo praticamente, e con il mini e la tastiera che si può anche dividere, però lo utilizzo con due mani, ho trovato veramente, non lo so, la mia Eldorado. Alla fine della fine, ragazzi, io mi sono trovato ad utilizzare questo mini come una sorta di estensione più grande del mio smartphone.
smartphone, perché magari quando sono in casa e utilizzo queste applicazioni, queste cose di cui vi ho parlato, trovo più comodo farlo su un mini, che è comodo e compatto abbastanza da non darti il peso di utilizzare un tablet di grandi dimensioni, perché per alcune cose i tablet grandi sono più scomodi, e allo stesso tempo ti dà la possibilità di utilizzare le applicazioni in versione iPadOS, quindi con più informazioni sullo schermo, o per esempio ti dà la possibilità di navigare sui siti web con l'interfaccia web, quindi non con quella mobile. Insomma, la realtà dei fatti è questo il nocciolo della questione. Per esempio, qualcuno lo potrebbe utilizzare come taccuino, perché ragazzi, tenere l'iPad così con una mano e scrivere con la pencil è veramente molto comodo. E poi vi dico anche un'altra cosa: a me è piaciuto anche in viaggio, perché ok, a prescindere dal fatto che, come già raccontato, è ottimo per i giochi e io gioco tantissimo, soprattutto con Stadia, avere tutta questa potenza in un dispositivo che è così piccolo e che poi grazie all'USB-C si può connettere magari a un monitor, oppure si può connettere ad una televisione compatibile con AirPlay, e grazie a un mouse e una tastiera può essere utilizzato magari come un semi computer portatile. Beh, questa è una cosa molto comoda, perché quando sei in giro tu te lo porti e non lo senti proprio, poi torni in albergo, magari lo colleghi alla televisione, al monitor che hai a disposizione, mouse, tastiera, bluetooth che magari lasci in albergo quando sei fuori, e hai una sorta di computer, per non parlare poi del fatto che grazie a Sidecar può essere utilizzato come schermo esterno wireless per il Mac, schermo esterno che è compatibile con la Pencil 2. E se c'è una cosa che trovo comodissima con questo mini è il fatto che grazie alla Pencil 2 e a Sidecar possa essere utilizzato magari come una mini tavoletta grafica con l'Apple Pencil, cioè non con una penna di 4 soldi. E io lo uso tantissimo, per esempio, per modificare le foto su Photoshop. È comodissimo da questo punto di vista. E quindi, ragazzi, tirando le somme, il punto è questo: l'impostazione che Apple ha voluto dare al suo mini è molto più di quello che si potrebbe immaginare prima di utilizzarlo veramente, perché io capisco chi dice ma io che me ne faccio di un iPad così piccolo, però credetemi che l'esperienza utente con un tablet, anzi con un iPad di queste dimensioni, per fare alcune cose, le cose che faccio io ma che penso che facciano tante persone, è veramente molto comoda. E ok, non è adatto a tutti, questo è vero, ed anche se le sue dimensioni non hanno spinto l'azienda, purtroppo, secondo me, ad ottimizzare un po' meglio l'interfaccia grafica, sono proprio queste dimensioni compatte che cambiano profondamente il modo in cui si utilizza tutto il software disponibile per iPadOS. Per il mio utilizzo, e credo per quello di tanti, sono sincero, l'iPad mini secondo me è perfetto. Io l'ho tenuto in mano in tutta la recensione, guardate, io ho il testo qui scritto e non mi sono stancato la mano. Comunque, ragazzi, la realtà dei fatti è questa: quando è uscito l'iPhone 13, ok, io ero curioso di provarlo, ma ero molto più curioso di provare questo iPad mini, perché sapevo che la situazione era questa. L'iPad mini è piccolo, ma è molto più di quel che sembra.